Amici del canale, siamo qua nel terreno dove, adesso metto il link sotto la descrizione, dove vi ho chiesto la volta scorsa, dove voi se eravate qua e con che me, cazzo è? Dove vi metteva, E che cazzo è? Dove vi mettevate a spazzolare. Mi avete risposto, alcuni di voi mi hanno risposto, Federico, Giacomo, Fedefly, grande. E dopo metto i nomi che mi hanno dato un consiglio, Peppe, grande. E mi avete detto che il terreno si sviluppa oltre, come avete visto nel video, chi non l'ha visto metto il link, si sviluppa, qua c'è il passaggio, che rispetto a un mese fa, che sono venuti neanche un mese fa, 3 settimane fa, questa erba qua non era così alta, questo è un problema. Sono venuto qua, questo è un grande problema, che non posso spazzolare ovunque, ma devo stare attento. Vedete qua, alcuni pezzi hanno l'erba alta e alcuni no. E subito iniziamo che devo di trovare uno spazio a disposizione migliore. Allora, si sviluppa fino in fondo. Poi qua c'è questa cascinetta, però lì ci vedo molta sterpaglia, molti rovi. Qua ci andiamo in inverno, che si ritira un po' la natura, il sottobosco, sotto boschetto, qua si tratta di 4 alberi, e però molti mi hanno consigliato di venire, di fare spazzolare qua. Qua ci sono le due cascine storiche del paese, e qua, come ho detto l'altra volta, dal 1600 fino al 1900, mi sembra, comunque dal 600 all'800, qua c'erano dei vitigni, in tutta questa zona c'erano delle viti, coltivavano ovviamente l'uva e facevano un vino particolare, detto Pincianello. Vediamo se l'ho detto giusto, se me lo ricordo bene. E niente, quindi voi mi avete detto di iniziare a spazzolare qua. Adesso io ho la postazione, siccome ho fatto un pezzo a piedi, sono passato anche dalla strada, non mi sembrava bello mostrare anche la vanga, anche tutto, magari ti possono fermare e chiederti perché per come la stai utilizzando. Comunque non c'è niente di male, ci ho permesso per questo terreno. L'unica pecca, l'unico problema è che l'erba alta. Credevo che dopo 3 settimane, cos'è che sono, dopo 3 settimane che sono venuto qua a fare un'esplorazione, solamente a guardare il posto, non era così alta ed è cresciuta enormemente. Qui però ci sono alcuni punti dove si può spazzolare. Vediamo di vedere se troviamo qualcosa. L'obiettivo della come sempre è una moneta. Sono un po' già demoralizzato, però bisogna sempre andare avanti, perché magari tu c'hai in mente di praticamente di venire e trovare come no, invece no. Non è sempre così. E niente, diamoci da fare e speriamo di trovare qualcosa alla grande. Thank you.
Cazzo, ma com'è dura, porco Giuda. Un cucchiaio, segno del lavoro dei campi. Qua c'erano le viti una volta, segno del contadino che veniva a riposare, a mangiare. Questa è una parte di un cucchiaio, quello che rimane. Che bello, spettacolo. Cucchiaio, sigillo di piombo, cucchiaio, sigillo di piombo, qua, siamo qua in zona. Questa qua cos'è? È una medaglietta di qualcosa. Da qua c'è il buco e dove era stata attaccata qualcosa. Qua sarà una medaglietta del bestiame. Guardala, medaglietta magari del bestiame. Bella. Rovinata in alluminio, leggera, spettacolo, figa. Devo andare subito quando l'hanno tagliato. Qua mi sono detto vado a settembre, figa, ma immaginavo che crescesse così là l'erba. Qua siamo qua vicino alla cascina, la cascina storica. Ah, ghetto uscito. Guarda qua, bello. La forchetta, ma che forchetta. Usti. Guardala. La forchetta di una volta, dove qua i contadini mangiavano, lì c'era la cascina e qua c'era il campo. Si apprestavano a lavorare, a iniziare a lavorare. Signori, grande testimonianza del lavoro contadino. Spettacolo.
spettacolo, figa. Ullala, ullala. Vediamo se, perché ipoteticamente questa qua attraversava qua, là c'è un'altra apertura, quindi magari qua c'era una strada che ti portava di là. Vediamo subito se prima di trovare qualche moneta. Sigillo, sigillo spirito, il sigillo spirito, la zona è buona, ok, sigillo spirito del liquore, guardalo. Amici, sono 3 ore che scavo, ho provato di là, vedete che c'è l'erba alta. Quando ho fatto le sole ispezioni 3 settimane fa, che avete visto il video, non c'era erba così alta. C'è un campo vicino a casa mia che è stato bene o male tagliato nello stesso periodo e non c'è ancora nessuna erbaccia, sta crescendo adesso l'erbaccia, ma invece qua è cresciuta enormemente in posizioni che mi avete consigliato voi di fare metal detector, cioè di là. Sono stato lì un po', ho trovato qualcosina, ma niente di che, cioè non niente di che, nel senso, niente monete, niente votive, però abbiamo trovato la posata, la forchetta molto bella, altre cose,
E niente, quindi dopo sono uscito di qua, pare impossibile tra zanzare e sono stanchissimo, zanzare e mosche, però va bene, qua siamo in mezzo alla campagna, possiamo pretendere. Ho trovato qualcosa di interessante quella zona lì, ok? Posate, una cucchiaio, sigilli di liquore, lì c'è la casetta, ma mi sembra troppo moderna per contenere le cose. Qua aspettiamo, io aspettiamo magari che esco, vado a fare un giro, però mi aspettiamo che arriva l'inverno, che si abbassa un po' la vegetazione. E niente, quindi ho detto, perché non fare la via, là c'è una via, un'apertura che avete visto nel video, c'è un'apertura, quindi magari mi sono immaginato che questo era il passaggio dei trattori o una strada, una stradina. Come ben sapete, qua è quando si trovano manete o dove ci stazionavano i contadini, le persone del tempo, o passavano, c'era cioè il passaggio. E niente, dai, e finalmente, cazzo, gioia infinita, gioia pura, gioia infinita, gioia pura, gioia pura, gioia pura. Una moneta, è uscita fuori, una moneta, cazzo, che bella, una moneta. Mi sembra ape. Ape, 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 dieci centesimi, ape, 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 no, ape, 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 sono stanchissimo, ape, sì, 10 centesimi, ape, fantastica, ape. Ape, 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 dai ape, dai ape, Vittorio Emanuele III, Vittorio Emanuele III, 10 centesimi ape, sì. Benzina, guardate, vicino, guardate. L'emblema della campagna, vecchia cascina di una volta, moneta, vecchia cascina di una volta, moneta, vecchia cascina di una volta, moneta, aspetta che vi faccio la foto, vecchia cascina di una volta, moneta, lavoro contadino, lavoro di fatica, cazzo. Andiamo avanti, dai. Per la mappa, 10 centesimi ape. Siamo all'inizio, c'è la fine del boschetto, del terreno del signore, di un altro, proprio al confine. Vedi che qua c'è il confine con l'altro terreno. Proprio al confine, guarda la buca. E poi qua siamo in centro. In centro di qua al passaggio, guarda, centro passaggio, spettacolo.
cazzo è? Una moneta spezzata, una moneta spezzata, una moneta spezzata, una moneta. Non è possibile che l'ho spezzata io, figa. Una moneta spezzata. Una moneta spezzata. Amici, sono proprio sul confine. Sul confine. Ho sforato un attimo, ho fatto, detto, facciamo una buca. Guardala. Una moneta spezzata. Sembrerebbe una moneta spezzata. Una moneta spezzata. Non si riesce a riconoscere. Porca puttana. Non riesco a mettere a fuoco. La moneta spezzata, l'ho rotta io, non credo, però figa. Cazzo, orca troia. Cioè qua proprio l'inizio, qua. Guarda, proprio a pochi metri dal ritrovamento dell'ape. Guarda, proprio qua. Ai confini. Cazzo, figa. Dai, cazzo! Speriamoci, non vedo bene. Vedo qualche scritta, ma sembrerebbe una moneta. Sembrerebbe una moneta, vai. Che è uscito, guarda, segno del passaggio contadino, qua si è rotto un pezzo, un tubo, tanti ritrovamenti che riguardano la vita contadina oggi, tanti pezzi di qua, la cascina, qua c'erano le viti, adesso non so se ho trovato una testimonianza che una volta qua c'erano i vitigni. Spettacolo. Cos'è? Una votivina smaltata! Una votivina smaltata! Una votivina smaltata proprio sul confine! Una votivina smaltata! Una votivina smaltata! Oh, che roba! Questa qua è più... Wow! Wow! Una votiva smaltata! Amici! Una votivina smaltata! La Madonna in preghiera qua. Per la mappa siamo sempre sulla linea di confine dove ho trovato l'ape, dovevo venire qua subito. Caspita, adesso ho quasi finito. Proprio qua, vedi, l'ape l'ho trovata lì, no? Proprio a confine, quasi a confine. Io proprio sono qua, proprio qua all'inizio del bosco. Sei proprio qua, un metro, to. Qua. Un metro e anche due metri, dai. Guarda che roba, no, che bella, segno della
del passaggio della persona smaltata. Cazzo, cazzo, figa, che roba, che bella, cazzo, che roba, cazzo, cuore, dai, cazzo. Mica qua subito, figa. È come quando finisci una giornata di pesca, non prendi un cazzo, poi stai andando via e cominci a prendere i pesci, sempre come capitava. Guarda, questo qua è quello che si metteva, sembrerebbe quello, però è un po' più piccolo, che si metteva nelle botti di vino, questo qua è il rubinetto. No, questo qua, che cazzo sei questo? Sei questo? Se questo faceva parte delle botti di vino. Qua ho trovato una testimonianza dei vitigni che c'erano un po' di anni fa, in questa zona. La storia l'avevo detta all'inizio, se questo effettivamente è una... che noi si però mi sembra che quelli che ho visto io sono più lunghi, sono più grossi. Magari hanno per delle... mamma mia che roba! Grande emozione! E erano per delle... botti più piccole. Se questo, amici, se questo, adesso dopo faccio la ricerca, è effettivamente una parte di una botte di vino, di una botte, qua trovate una testimonianza reale che qua una volta, magari non c'entra niente, però è più moderno, però mi fa pensare che se questa è una è praticamente una parte di una botte, una piccola piccolina. Posso pensare che sia del periodo dove qua, al posto del grano turco, nelle pannocchie c'erano le viti, l'uva. Amici, sunset! Sessione finita, vediamo se ho dimenticato qualcosa. Siccome ho preso lo zaino qua, devo fare un po' di strada anche, come ho detto all'inizio, passato dalla... al massimo credo di aver preso tutto. E niente, qua... al campo della... come possiamo chiamarlo? Vediamo un po'. Dei vecchi vitigni, possiamo chiamarlo così, che una volta c'erano le viti, bellissimo. Adesso sta vedendo sunset, spettacolo, siamo all'11-10 settembre, anzi il 10 settembre 2022. Purtroppo appena sono arrivato c'è stato un momento di demoralizzazione perché effettivamente non me l'aspettavo l'erba così alta, visto anche nel mio campo vicino a casa mia non è tanto alta, anche se l'hanno tagliato più o meno allo stesso
lo stesso periodo, anzi non è per niente alta. Quindi ho detto, va, sono andato sul sicuro, sono arrivato, ho visto l'erba alta, dove dovevo andare, in fondo là, dovevo andare così, che lì era veramente la parte buona, vi avviso, e anche gli amici che mi hanno detto l'altra volta, però niente, ho trovato qualcosa. Poi sono stato fuori la spiga, no la spiga, sono stato fuori l'ape, 10 centesimi ape, ah, è stata una liberazione, veramente una liberazione. Cioè proprio quando trovi una moneta ti dà proprio l'energia per andare avanti, non sentivo più gli insetti, le zanzare, non sentivo più niente, andavo avanti alla grande. Adesso il tempo, ovviamente sono le 7:30. Siamo a settembre, già sta diventando buio, come vedete, che bello skyline, sunset skyline, sunset, Mr. Gorne, taglia metà lantern per voi, che roba, bello, stare in mezzo alla campagna, aria bene o male pulita, guarda quante scie, no, che roba. Usteria figa, hai visto le scie? Wow. Terreno lì, cioè terreno limpido. Guardalo il sunset. Guardalo. Figa, aspetta che mi faccio la foto. Grandissimi. Via, copro là. Wow, che roba, che roba, che roba, che roba. Sunset Boulevard. Grazie a tutti per la visione. Speriamo di arrivare a 1000. 1000, cioè in mente un video particolare. Però è molto, molto elaborato, però vediamo se riusciamo a farlo. Beh, cominciamo ad arrivare a 1000, dai. La Mr. Gorne Italia Metal Hunter è tutto, dal sunset, uno spettacolo, guarda, sunset e strisce, e strisce, e scie. Adesso sono qua, vicino alla stradina, e io sto andando così a caso, c'è una buca, ero già dentro. Grazie per la visione, mettete un like, iscrivetevi al canale, e alla grande, dai. Come sempre, Mr. Gorne Italia Metal Hunter per voi, amici, alla prossima. Adesso sto registrando con la voce. Con la frontale. Ah, che roba, che roba. Wow, 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 wow. Alla grande, dai.